Parliamo di barriere architettoniche, in genere si pensa ai problemi dei disabili, ma si tratta di ostacoli che impediscono l'accesso ai cinema o ai musei, a negozi o ad uffici pubblici, limitando la vita anche agli anziani oppure a chi spinge la carrozzina di un bambino, una fetta di popolazione con problemi di mobilità a cui di fatto è sottratto il diritto ad una vita normale. Antonio Cajazza. Questo è un viaggio per inciampi e luoghi vietati, un viaggio attorno ai buchi neri di una città come tante, forse migliore di tante, ma anche questa, con tanti luoghi semplicemente inesistenti. Leonardo Tamborini è un magistrato del Tribunale di Trieste. Ha accettato di condividere con noi qualche ora del suo tempo ordinario. Marciapiede è bruttissimo. Confesso che quando sono di fretta o pigro, faccio la strada. Le chiamiamo barriere architettoniche, in realtà sono diritti umani elementari negati a migliaia di persone, non importa quante. Non solo disabili, anche anziani, impedimenti che conosce anche chiunque abbia spinto il passeggino di un bambino. Io sono in sedia a rotelle dal 2009. Devo dire che dal punto di vista delle barriere architettoniche l'Italia si assomiglia un po' tutta. È molto indietro rispetto a quello che si incontra nell'Europa centrale e settentrionale, dove non ho mai alcun problema. A volte telefonavo prima di andare in un museo per sapere se era accessibile e mi rispondevano come se fossi pazzo. Mi dicevano: ovvio che è accessibile. In Italia telefoni e spesso ti senti dire: mi dispiace. Avete la rampa? No? Grazie. Quando io viaggiavo da bambino vedevo tante persone in sedia a rotelle in Svezia e la cosa mi stupiva. Uscivano perché avevano un ambiente urbano che glielo consentiva. Adesso per fortuna questo succede anche in Italia. E i disabili sono tanti e hanno anche loro voglia di andare al bar o in pizzeria. E quindi chi non ha il negozio o l'esercizio accessibile perde semplicemente dei clienti. Per esempio, nella balneazione, avere uno stabilimento attrezzato dove c'è magari un volontario che ti aiuta ad andare in acqua. Non è solo un fatto di civiltà, di altruismo, di carità, è anche un fatto economico. È chiaro che io vado, quando andiamo al mare, vado se lo stabilimento mi offre queste condizioni. E io vado e ho una famiglia e quindi siamo quattro clienti. Buongiorno, avete la pedana? No, grazie, non importa, arrivederci. Secondo lei la scuola potrebbe fare di più? Sì, potrebbe fare di più, ma già fa molto perché proprio i ragazzi vedono persone in sedia a rotelle, vedono esempi come Alessandro Zanardi, ma anche il ministro, quindi persone che fanno i lavori che fanno gli altri, ecco. Non posso fare il cameriere e il trapezista, però per fortuna dietro una scrivania siamo tutti uguali.